Scusate, ma ho visto una fanciulla, ho visto una dolce fanciulla. Non temere, i vampiri non sono qui per te, ok? Benissimo, buonasera a tutti, benvenuti e entriamo nel mondo dei vampiri Dexter Hall. Thank you.
faccia. La serata era andata come aveva pianificato, anzi per certi versi anche meglio. Quando aveva fatto annunciare la sua presenza al Gran Galà dei Vampiri, che si svolgeva ogni 100 anni e che decretava il re dei vampiri per il secolo successivo, la voce si era rapidamente diffusa. Di César si erano perse le tracce e qualcuno insinuava addirittura fosse stato eliminato definitivamente. Ma lui era uno degli antichi. Per nessuno sarebbe stato facile farlo. Aveva perso una battaglia, ma questo gli era servito per conoscere meglio i suoi nuovi nemici. Quell'abominevole alleanza tra umani e immortali e a riorganizzarsi per combatterli. E quale migliore occasione dell'elezione del re dei vampiri per iniziare una nuova battaglia? Al suo arrivo nelle sale del castello del centro Italia dove era stato organizzato l'evento c'era stato un attimo di silenzio. Subito coperto dalla musica che riempiva le sale. Vedere quella moltitudine di mortali dalla bellezza del vampire all'eleganza, fierezza dei maschi roga una smorfia in César.
Come potevano creature così perfette allearsi con le loro naturali prede? Non riusciva ad accettarlo. Ed iniziò a mettere in pratica il suo piano. Fu piuttosto semplice corrompere parte dei vampiri. Le sue scorte private di sangue umano erano ancora abbondanti e la promessa di una cospicua fornitura gli consigli di garantirsi dei preziosi voti. Aveva anche degli alleati, anche se alcuni di loro erano stati sviati dalla nuova tendenza di cercare una convivenza alla pari con gli umani. Tra questi è molto più difficile vedere Amalia. La sua forza di attrazione non gli era certo indifferente. La sua accoglienza gli fece capire che era pronta a tornare quella che era. E grazie a lei si era assicurato altri preziosi alleati e soprattutto alleate. Cesare era convinto che le vampire fossero per molti versi più potenti dei maschi. Anche se la congregazione mondiale dei vampiri era ancora di stampo patriarcale. Le cose stavano cambiando. La festa andò avanti per diverse ore, tra musica, balli e gli inevitabili rapporti sociali. Al galà erano presenti i vampiri di tutto il mondo, di diverse specie. Ma una cosa avevano in comune, oltre al bisogno di sangue, potevano votare. Fu più facile del previsto. Cesare era il nuovo re. La sua proclamazione fu accolta dagli applausi. E lui sapeva bene quali fossero quelli sinceri. La cosa che lo sorprese fu l'offerta di una preda umana, viva. Di quei tempi poteva essere considerata una cosa eccessiva, ma evidentemente il potere dei vampiri, che gli umani considerano temibili predatori, era ancora forte e questo sarebbe stato a suo vantaggio. Era tornato ed era potente. E la maglia era di nuovo al suo fianco. Gli umani e i vampiri, i loro alleati, dovrebbero iniziare a tremare. Una nuova guerra sta per iniziare. Un applauso a Paolo Fiscato, il nostro attore. Dunque, questo brano non appartiene alla mia saga, ma è qualcosa di molto prezioso, perché che succede? Paolo, il nostro Cesar presente, al termine di un evento è stato talmente ispirato da scrivere questo conto, questo piccolo racconto che noi stasera vi abbiamo portato. Quindi è un racconto ispirato a quella che è la saga di Vampiri Dexter Hall, e però è una sua creazione che noi abbiamo voluto raccontarvi. Per chi non c'era prima, io sono Lisa Lambertini e sono autrice della saga I Vampiri Dexter Hall. Questi personaggi che qui vedete tra voi sono i personaggi della saga, ci sono mentori e ci sono predatori, ci sono due tendenze, due percorsi, perché ci sono dei vampiri che hanno scoperto che un rapporto di fiducia fatto di un patto con questi esseri umani li porta a riprovare emozioni, perché voi provate a immaginare, per chi ha un'eternità tutto ciò che è stato talmente tante volte che non provano più nulla, perché hanno visto morire tante persone, hanno visto le stesse guerre, hanno visto gli stessi errori, e quindi arrivi a un punto che puoi diventare apatico, puoi diventare privo di emozione. Invece se si possono nutrire di esseri umani
consapevoli e consenzienti, attraverso il loro sangue loro si sentono nuovamente emozionati, vivi, e questo fa sì che scelgono di non uccidere. Cesar, il vampiro qui accanto, non è molto d'accordo per questa cosa. Lui dice che quando ci si nutre bisogna nutrirsi fino in fondo, assimilare la vita dell'essere umano, perché così si raggiunge quella forma di energia che li rende poi capaci di quelle prodezze tanto conosciute dai vampiri: trasformarsi, rendersi invisibili, leggere la mente. Tutto questo lo può fare solo un vampiro che si nutre completamente. Invece, se un vampiro si limita e non uccide la propria preda, si limita a esistere, però prova emozioni, e questa è la differenza tra i personaggi della mia saga, i mentori e i predatori. Grazie. Ora vi lasciamo gustare un altro po' le delizie di questa meravigliosa location, e intanto ringraziamo il ristorante La Terrazza, perché è il secondo anno che ci ospita, e quindi dobbiamo ringraziare, anche perché sappiamo che state mangiando roba buonissima. Quindi vi lasciamo alla vostra seconda, terza, quello che siete, pietanza, e tra poco ci sarà un altro nostro pezzettino di storia. Grazie.